Allora, bella a tutti ragazzi, come al solito prima che inizi il video vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare. Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Finalmente oggi, 25 maggio, riaprono le palestre. E dopo ben 3 mesi che non metto piede in una palestra, finalmente oggi ritornerò in gym. Non vedo l'ora di allenarmi. Sono anche molto curioso di vedere che ambiente troverò, come la palestra ha intenzione di gestire per quanto riguarda le distanze, la sicurezza, per far sì che le persone continuino ad allenarsi. Speriamo di riuscire ad allenarci in totale libertà, senza rispettare delle tempistiche, perché si parla anche di turni di allenamento. Spero che tutto torni normale il prima possibile, però nel frattempo accontentiamoci di quello che abbiamo. Bene ragazzi, io ora ho fatto la mia borsa, ho preparato il mio intra workout. Non so se girerò un video workout motivazionale, perché come primo allenamento sinceramente me lo voglio godere. Bella ragazzi, andiamo in gym. Siamo arrivati in palestra. Purtroppo per allenarsi bisogna indossare la mascherina solo nei tempi di recupero. Quando ti manca il fiato puoi togliere la mascherina, se no capito, svieni, cadi, muori. Sono altrimenti quando fai la tua ripetizione, il tuo esercizio, la mascherina si può togliere. Ora sperimenteremo un allenamento con la mascherina e vediamo cosa c'è. Se non vedrete più altri video oltre a questo, siamo morti. Allora ragazzi, è molto semplice, in poche parole possiamo utilizzare uno strumento alla volta. Dobbiamo disinfettare lo strumento. Qui ci sono le postazioni per prendere la carta con l'alcol per disinfettare e così via. Allenamenti di coppia non si possono fare, l'importante è che ci si alleni con la mascherina e si rispetti l'igiene. Quindi a fine di ogni esercizio si pulisce lo strumento e rilanciare i pesi. Bella a tutti ragazzi, sono tornato ora dalla palestra, ho allenato il dorso insieme al mio amico Lorenzo, il ritorno è stato davvero, è stato bello entrare in palestra, rientrare in quell'ambiente, in quell'atmosfera, mi sono sentito molto più coinvolto rispetto agli allenamenti che facevo a casa. Tutti gli allenamenti un po' arrangiati, un po' ciancicati, un po' diciamo improvvisati, anche perché la strumentazione che ho qui a casa era un po' limitata. Quindi diciamo mi ha fatto un po' stacco rientrare, sono stato felicissimo di rientrare in palestra. Come si suol dire, l'ambiente ci condiziona sempre tantissimo, infatti ho dato il 100% di me. Voglio spezzare una lancia in favore a tutti coloro che hanno tenuto duro a casa, a tutti coloro che hanno continuato ad allenarsi a casa con allenamenti improvvisati, con elastici, bottiglie, tavoli, porte, sedie, chi ne ha più ne metta. Se non avete nemmeno mollato la dieta, come ho fatto io, come ho fatto anche delle altre persone che conosco, siete stati davvero dei grandi, meritate tutto il mio rispetto e il rispetto di voi stessi, perché il periodo che abbiamo passato, dobbiamo dirci la verità, era un periodo molto difficile. Continuare a rispettare tutti gli obblighi che impone il bodybuilding, come la dieta, gli allenamenti giornalieri, non era facile, no, non lo è stato, però devo dire che sicuramente ora che ritorneremo in palestra vedremo la differenza tra chi ha mollato e chi ha tenuto duro. Cosa ho trovato in palestra? Allora, l'ambiente, come ci dovremmo approcciare, a cosa dobbiamo abituarci. Allora, semplicemente, quello che ho visto io, gli ingressi in palestra, come già sapete, sono limitati. Nella mia palestra penso possiamo allenarci, non so in quante persone, ma non possiamo entrare tutti insieme come era prima. Gli strumenti sono uno per volta, sempre rispettando la distanza tra persona a persona, quindi di conseguenza, dato che sicuramente tutte le palestre d'Italia hanno adattato mettendo una distanza di almeno 2 metri tra uno strumento e l'altro, devo comunque dire che è difficile comunque mantenere questa distanza. Ad esempio
con le banche, se ci sono le banche che possiamo spostare, con gli attrezzi che comunque sia non sono riusciti a spostare. Infatti mi sono trovato in un punto in cui vicino a uno stacco da terra avevo un signore che stava facendo una banca inclinata e lì mi hanno detto: guarda Riccardo, in questo momento non puoi fare lo stacco perché prima di te c'era quel signore che sta facendo una banca inclinata, quindi aspetta che lui finisca il suo turno e poi puoi allenarti tu. Quindi c'è anche, diciamo, da rispettare questa distanza in tempo reale se gli strumenti non sono adeguatamente per problemi di spazio, anche perché alcuni strumenti, se me le banco, uno li può spostare. C'è anche da rispettare questa distanza in tempo reale per continuare i nostri allenamenti in sicurezza, e questo riguarda anche un po' il nostro consenso come fattore pulizia. Tutti quanti, una volta che abbiamo finito di utilizzare lo strumento e anche prima, dobbiamo disinfettare lo strumento. Se si vede nel video, nella mia palestra hanno messo apposta delle colonnine, diciamo così, degli scatoloni con sopra la carta e l'alcol, in modo che ognuno di noi può disinfettare lo strumento sia prima che dopo l'esecuzione dell'esercizio, che sia nel rispetto della salute di noi stessi ma anche nella salute di tutti. Quindi se andate in palestra ora, iniziate a caricarvi del problema che il fattore pulizia dovete rispettarlo. So che è un po' una rottura dover disinfettare ogni volta lo strumento, però ragazzi, momentaneamente dobbiamo abituarci a queste condizioni, anche per far sì che la palestra possa garantire a tutti la sicurezza dell'ambiente. Quindi queste sono le condizioni da rispettare: la distanza, disinfettare gli strumenti. Gli spogliatoi sì, erano aperti, però sempre zone per cambiarsi limitate, hanno appunto messo le limitazioni sulle bande su dove appoggiarsi, nelle docce, una doccia sì e una doccia no attiva. È un ambiente ancora molto limitato, però vi posso dire, comunque si resta sempre come cosa molto produttiva, dato che gli ingressi sono limitati, vi troverete sicuramente in un ambiente con poco persone, quindi di conseguenza avrete più strumenti a vostra disposizione. Oggi in palestra eravamo 6 persone, ci siamo allenati benissimo. Di sicuro ora non c'è più il problema dell'affollamento delle palestre. Io vi ricordo, mi andavo a allenare alle 6, la palestra era straffollata, bisognava fare addirittura a volte a cazzotti per i cavi, per la panca piana, era una cosa incredibile. L'ultimo fattore, forse più fastidioso, è quello di dover utilizzare le mascherine. Allora, a me mi hanno detto che per quanto riguarda i tempi di recupero, i momenti morti in cui non ti alleni e sei in giro per la palestra, la mascherina va utilizzata. Invece, per quanto riguarda l'esecuzione dell'esercizio mentre ti alleni, che naturalmente il tuo corpo va in iperventilazione, non devi utilizzare, non è permesso non utilizzare la mascherina. È un po' un controsenso, però ahimè, queste qui sono le condizioni che le palestre devono rispettare. Infatti non è che dico, infatti ragazzi, non è che è la palestra che ci impone questi metodi che a parere mio sono alquanto indiscutibili per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, però lo Stato impone queste regole e loro devono rispettarle. Ecco qua, questo è il quadro generale di come ci dobbiamo allenare, di quello che ho visto oggi in palestra, perlomeno nella mia palestra. Non scoraggiatevi, tornate in palestra, lentamente la situazione tornerà come prima, ma intanto comunque sia potete riattivare il vostro corpo, riattivare i muscoli, riacquisire le tecniche di allenamento, insomma riprendere il via. Iniziate a togliere un po' la ruggine di dosso. E questo qui è quanto, ragazzi. Io mi sono allenato con il mio amico, con Lorenzo. Ah, ecco, noi siamo andati in palestra in due. Pensavamo di fare un allenamento di coppia, cioè in poche parole ci alterniamo nell'allenamento, cioè finisco io, parti tu, finisci tu, parto io, sullo stesso strumento. Naturalmente questo ci hanno detto che non è possibile. Gli allenamenti sono esclusivamente individuali, cioè se io mi alleno non posso alternarmi con un amico, giustamente, cioè è anche comprensibile questa cosa. Quindi come abbiamo fatto? Dato che non potevamo allenarci in contemporanea, ho fatto partire prima lui, avevamo la stessa scheda di allenamento, lui ha iniziato 10 minuti prima di me. Finito di utilizzare quello strumento, sostenivo subito io. Cioè lui faceva le trazioni, mi lasciava libera la postazione per le trazioni, iniziavo a fare le trazioni, poi lui andava sullo stacco, sulla postazione dello stacco da terra, finiva di fare lo stacco da terra, disinfettava e andavo io a fare lo stacco da terra. Questo è stato, credo, l'unico modo per fare un allenamento, diciamo, insieme. Momentaneamente, come potete immaginare, non c'è altro modo. Comunque sì, ragazzi, sono contentissimo che le palestre hanno riaperto finalmente, possiamo di nuovo ritornare a perseguire i nostri obiettivi. La quarantena mi aveva un po' fossilizzato, credo che la quarantena abbia fossilizzato tutti noi, però finalmente usciamo da questo stato letargico. È anche venuta la bella stagione, infatti oggi pomeriggio andrò al mare. Quello che vi posso dire, ragazzi, se tornate in palestra non partite subito a 1000, non fate la cavolata di caricare pesi a destra e a sinistra come a matti, perché sicuramente il vostro corpo ora non è abituato, andrete incontro a un infortunio. Se avete mollato la dieta, riprendetela. E nulla, ragazzi, questo qui era un po' il quadro generale di cosa ho vissuto oggi. Spero che questo video vi piaccia.